trovato una squadra agguerrita, ben messa in campo, organizzata. Non siamo riusciti soprattutto il primo tempo, a mio avviso, ad andarli a prendere alti, evitando di farli giocare, anche se spesso hanno giocato con dei palloni a incrociare sui loro esterni. Però dovevamo, secondo me, essere più incisivi nel portare pressione. Non ci siamo riusciti, anzi per la prima volta siamo riusciti a non chiudere una gara già al primo tempo. Finito il primo tempo sullo 0-0 e hanno avuto delle buone occasioni loro con due conclusioni dal limite e un'altra occasione e mezza l'abbiamo avuta pure noi, una volta con Dium che si è presentato quasi a tu per tu in aria, poi ha voluto dribblare esternamente anziché internamente, però è poca cosa sicuramente. Lo spirito a mio avviso c'era, abbiamo peccato nell'occasione del rigore e siamo andati sotto. Contrariamente al solito non ci siamo disuniti, poi sono stati bravi anche loro nel gestire palla, hanno portato la partita sui ritmi che volevano, sono riuscito a fare 2-0, poi abbiamo avuto l'occasione per riaprire la partita, perché sul 2-1 una partita si riapre, purtroppo l'abbiamo fallita e solo nel finale siamo riusciti ad accorciare, quindi per portare un po' più di pressione a loro, però non ci siamo riusciti. Sono numeri pure che la dicono lunga, anzi oggi la partita bene o male è stata aperta fino all'ultimo, comunque, però non è semplice fare risultato attualmente, lo stiamo notando. Ma sicuramente tutti quanti possono dare di più, e poi se questo è il massimo sicuramente non basta a me, non basta a fare risultato, non basta neanche a loro. E siamo consapevoli che dobbiamo dare quel qualcosa in più, lo sappiamo tutti quanti, però è un periodo che è così, non dimentichiamo che quasi tutta la squadra non era neanche abituata al ritiro, quindi alla doppia seduta, abbiamo aumentato il numero di allenamenti, quindi potrebbe sembrare anche fisiologico, ma non voglio prenderlo come alibi. Sicuramente potremmo e dovremmo essere più brillanti, però la brillantezza penso che non sia soltanto fisica ma anche mentale, quindi è un periodo e spero di riuscire a lasciarlo da parte questo periodo, quindi ne possiamo uscire soltanto compattandoci o ricompattandoci e correndo in silenzio, questo qua. Guardi, io tra il primo e il secondo tempo sono senza voce proprio perché tra il primo e il secondo tempo ho fatto il pazzo con la mia squadra, che penso che è una squadra che venga fuori casa e crea tutte le migliori occasioni durante il primo tempo e non le finalizza fuori casa, a volte queste partite rischi di perderle, hai una mola di gioco come hanno fatto, arrivi davanti al portiere, penso che il primo tempo sia stato il loro migliore in campo sicuramente. Mi sembra che la mia squadra non abbia mai subito un calcio in porta, verso la mia porta. Magari un po' di confusione, c'è stata un po' di confusione, era buttata palla dentro, c'era poca armonia, diciamo così. Però dispiace perché alla fine è un risultato acquisito senza mai essere impensieriti. Poi dopo si apre una partita su una palla nostra, su un'uscita nostra, il mio calciatore invece di mettere la palla sull'attaccante si vuole divertire, allora rischia di compromettere un risultato che non va bene. Però al di là di questo io voglio fare i complimenti alla mia squadra che comunque sì, ha fatto la sua onesta partita, la squadra penso che avete visto tutti la distinta, penso che siamo d'Italia, penso. Forse oggi abbiamo messo solo due più grandi perché erano Cartone e Paloma, ma di solito no, la fascia nostra è 19.6.2 più o meno, quindi sono tutti prodotti del nostro vivaio, quindi che alcuni di questi da due anni fa erano con me in Berretti quando abbiamo perso la finale scudetto l'Innovale, quindi è un progetto partito da 3 anni. L'obiettivo della Ressa quest'anno? Come l'anno scorso, la prima cosa, il primo obiettivo è quella della salvezza, però l'importante è vivere giornata dopo giornata, questa è la nostra seconda vittoria e va bene.